Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Buonasera, benvenuto Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano. E buonasera, Massimo eh, Cacciari, filosofo eh, che per sette anni vero, è stato deputato del Partito Comunista, giusto? Sì. Pentito? No. No. No, nulla, di, <ride> nulla di cui pentirmi. Nulla di cui Adesso poi lo vedremo. Perché intanto un democristiano di lunghissimo corso, eh, come Calogero Mannino, ha detto, commentando l'altro giorno eh, la foto di gruppo del neonato governo di Enrico Letta: ha detto, questa è la foto dei dirigenti del movimento giovanile della DC del 1991. Quindi moriremo democristiani? Subito dopo la pubblicità. Allora chi le ho chiesto? Lei è stato l'ultimo segretario del partito comunista italiano no? e oggi ci chiediamo se moriremo democristiani e un democristiano di lunghissimo corso come Calogero eh, Mannino ha commentato la foto di gruppo del nuovo governo guidato da Enrico Letta dicendo questa è la foto dei dirigenti del movimento giovanile della DC del 91 Secondo lei moriremo democristiani? Ma io ho più paura di morire Berlusconiano che Democristiano, non che sia favorevole alla democrazia cristiana in quanto tale, mi sembra che il problema è un altro e se possiamo non morire sarebbe già questa una cosa molto importante. Mi sembra invece che c'è una crisi profonda, generale, della politica, dei partiti e anche delle, dei capisaldi di che cosa deve essere la politica. Per esempio, oggi si fa una grande confusione tra compromesso, compromissione, inciuccio e allora quando si fanno gli inciuci sento qualcuno che esalta il valore dei compromessi. Io sono del tutto d'accordo, i compromessi in politica sono un fatto altissimo, importante, ma incominciamo a distinguere tra compromesso e compromissione, tra alto compromesso ideale politico, tra forze che vogliono cambiare e invece qualche cosa che porta sempre più in basso. La politica ma questo italiana. governo PD PDL è compromesso o compromissione. Ma è una cosa che non ho capito ancora molto bene che cosa sia, perché Letta ha fatto un discorso che non si capisce se è inserito in un governo di breve durata o di lunga durata. Accanto alle cose programmatiche che sono secondo me non di lunga durata, perché mancano elementi di fondamentale importanza, manca per esempio il conflitto di interessi, manca una visione seria eh, del cambiamento del modello di sviluppo italiano senza il quale noi non possiamo uscire da questa crisi e allora se è di piccola durata dovrebbe essere ancora più modesto, cioè fare due o tre cose, mm. una legge elettorale e poi andare a votare. Invece si è messo in campo l'idea della pacificazione del Paese, del grande compromesso storico, si è persino scomodato l'incontro tra Berlinguer e Moro. Chi sono oggi Berlinguer e Moro? Viene solo da sorridere quando si sente questo discorso. Allora, vedo che sorride anche il professor Cacciari, intanto le chiedo subito se secondo lei questo governo PDPDL è compromesso o compromissione e chi sono oggi Berlinguer e Moro? Beh, le lingua non ci sono, ma io credo che questa soluzione vada, vada letta in una chiave, diciamo più di lungo periodo, no? perché è per la prima volta nel nostro Paese noi siamo di fronte ad un governo che è un governo del Presidente, non è il governo di Letta, è, è chiaro, no? È il governo che ha, che ha creduto necessario costituire in, questo, in questa emergenza. Napolitano, eh, quindi è un governo eh, del Presidente. Questa è una novità, una grande novità. E il discorso di Napolitano alle Camere, al Parlamento, è un discorso nuovissimo, inaudito, cioè qualcosa che non si era mai ascoltato prima, eh, non solo per i toni che ha avuto, ma perché era, perché era il discorso di un Presidente, di un Presidente di una Repubblica presidenziale. E che questo lo faccia Napolitano, che ha una cultura opposta al presidenzialismo, è molto significativo e sottolinea la crisi di sistema che stiamo vivendo e una prospettiva che si apre in questo Paese che sarebbe bene affrontare con consapevolezza storica, non con, con mezzucci d'emergenza. Siamo in questa prospettiva? La crisi dei partiti, lo sfascio dei partiti, si parla, eh, moriremo democristiani, ma come dicevo Chetto prima, non ci sono i partiti in questo paese, Siamo, uno è un partito, non è un partito, è un uomo, l'altro è un partito mai nato, cioè non un partito, e quel, il terzo grillo dice, teorizza di non voler essere un partito, il quarto degli italiani non va a votare. Questa è la situazione, che democrazia cristiana, che democrazia cristiana del Partito Comunista, che Moro Berlinguer, una situazione esattamente opposta a quella, opposta a quella. Quindi il problema è come affrontiamo la crisi di sistema. Napolitano è stato il sovrano nello stato di emergenza e ha dato questa soluzione che io ritengo al momento l'unica possibile. Ma in che direzione evolverà questa situazione? Questo è ancora totalmente incerto. Perché, come diceva prima anche Occhetto, che, che, che prospettiva si dà a questo governo? Farà alcune cose di emergenza sul piano economico sociale, la legge elettorale, si torna a votare? Oppure si intende, come dire, rafforzare questa compagine? E allora necessariamente bisogna affrontare altre questioni di riforma costituzionale, la fine del bicameralismo e altre cose di questo tipo. E questa è questa la direzione che vuole dare al Paese il Partito Democratico e il PDL? E questa è questa la loro intenzione? Mistero. Perché, come prima, ecco, però aspetta ciso... un attimo, la fermo eh. professor Cacciari, perché vorrei chiedere a Uchetto se il Partito Democratico aveva delle alternative al governo con il PDM. Certo che l'aveva. Non ne aveva in realtà. Ma è molto come... difficile dirlo per come sono andate le cose. Io credo che il Partito Democratico ha dimostrato di non scegliere delle tappe che fossero tra di loro conseguenti. Voglio fare solo un piccolo ragionamento io pensavo che avessero tutti deciso di mandare avanti Bersani per tentare eh, di scompaginare i grillini, cioè metterli alla prova. Era anche una linea, ma allora dovevi farla fino in fondo, ragionando, sapendo che potevi anche fallire, quindi avere un piano B cioè permettere innanzitutto a Bersani di provare fino in fondo, non di provicchiare e farsi prendere in giro, di provare fino in fondo, avere questo coraggio politico. Poi se non ce la faceva rimetteva ad un altro, si perdeva meno tempo e si faceva un governo di scopo per fare due o tre cose e andare alle elezioni. Perché io sono d'accordo con Cacciari che poi il problema è istituzionale, è un problema di fondo, ma anche questo problema di fondo non lo risolviamo con queste piccole forze in crisi. Come... Ci vuole un, uno slancio ideale politico nel Paese, ci vuole qualcosa di profondo, di democratico, che apre le condizioni di una riconsiderazione di tutte le nostre istituzioni. Eh, però per il momento, professor Cacciari, siamo messi così, che c'è un governo PD-PDL guidato da Enrico Letta. Ma... Mm, a proposito, le piace Enrico Letta? Enrico Letta è una persona di buon senso, preparata, dall'idea di, di un cambio, almeno di un, di un cambio generazionale, quindi io credo che nella situazione attuale sia il meglio del peggio. Perché io vorrei sottolineare una cosa che ci si sta dimenticando. Cioè qui abbiamo assistito nell'ultimo periodo, questa non è una critica, è una constatazione di fatto. In questa vicenda abbiamo assistito a qualcosa di, eh, di eh, assolutamente mai visto sulla scena politica europea, ma da, da, da un secolo a questa parte. E cioè il, un governo, si forma un governo con dei partiti eh, va bene, che avevano dichiarato in campagna elettorale, avevano preso i voti in campagna elettorale su una, su una linea opposta. No, non so se è chiara lo scandalo nel senso etimologico del termine di questo cioè, di questa Cacciari, di questa questo situazione. lo chiedo, mi scusi, lo chiedo eh, a entrambi perché c'è chi no, ipotizza a questo, questo punto no, ma, per il Partito Democratico, no. cioè che ancora una volta è donatore no. di sangue, che quando Berlusconi staccherà la spina, lo deciderà lui, a quel punto per il no, Partito ma, Democratico ha fatto. No, scusi, scusi Guber. Eh, no, io volevo dire. Cioè, la, la, io sono convinto che appunto sia il meglio del peggio, cioè che Napolitano abbia fatto benissimo. Perché siamo in uno stato di emergenza e nello stato di eccezione il sovrano decide e Napolitano ha fatto il sovrano che decide sullo stato di eccezione. Però detto questo, io mi chiedo: questa è una situazione patologica? cioè che possiamo ehm, interpretare come un momento di passaggio? O, stante la crisi radicale del sistema dei partiti in questo paese a cui nessuno mette mano all'interno dei partiti medesimi, malgrado qualche pellegrino da anni gli vada dicendo quello che dovrebbero. Fare. Ecco, stante questa situazione, questo è uno stato patologico o è fisiologico? E allora non è più lo stato di eccezione, bisogna mettere mano o pensare a delle riforme di sistema che partono da questa situazione, cioè incapacità dei partiti di avere una strategia di governare e il Paese, perché questa è la situazione, il Paese che chiede il Presidente. Perché questa è la situazione, il Paese chiede il Presidente. Il crollo di credibilità dei partiti conduce in questa situazione. Prospettiva. Vogliamo affrontarla seriamente democraticamente o vogliamo affrontarla a calci nel sedere, come da 25 anni andiamo avanti in questo Paese, che le cose le facciamo a calci nel sedere? Ecco, però io po posso chiedere, anche qui vi fa faccio la domanda a entrambi, e, e poi vorrei sentire eh, se è d'accordo con questa analisi, eh, Occhetto. Ma eh, siccome in questo Paese, negli ultimi vent'anni, è successo anche che la sinistra eh, abbia avuto vari leader, no? c'era lei, poi c'è stato Rutelli, c'è stato Prodi, peraltro l'unico che ha sconfitto Berlusconi eh, due volte, c'è stato Veltroni, Bersani e, e invece dall'altra parte la destra ha avuto un capo indiscusso no? in tutto questo periodo, lo è ancora oggi eh, Berlusconi. E, allora bisogna forse partire anche dal. Um, dal fatto di capire perché è così longevo politicamente Berlusconi. Lei lo ha capito Cheto? questa è una domanda da non so quanti miliardi, credo che non abbiano capito non molti. Penso però che c'è stato un tentativo di non capirlo perché tutte le volte si sono state, state fatte delle analisi puramente politologiche. Posso dire che forse il primo che non aveva capito è stato, è stato lei, no? perché nel 1994, quando lei era la guida del diciamo, partito post comunista, il PDS, e poi dopo le elezioni sono state perse in modo eh, clamoroso. Sì, clamoroso fino a un certo punto, ma io su questo ci tornerò, perché sul 1994... Sono state dette molte menzogne, guardi, le voglio dire una cosa, io scriverò un libro, lo sto scrivendo, e che polemicamente intitolo La gioiosa macchina da guerra, perché voglio spiegare che cosa è successo. Intanto, ma non interessa adesso, però voglio dire brevemente, nel 94 certo che non lo conoscevo, non lo conosceva quasi nessuno, è stata la vera, eh, la vera scoperta, io sostengo e credo che gli storici mi daranno ragione che il berlusconismo non incomincia nel 94, perché dopo il 94 Berlusconi va in crisi, abbiamo la lunga stagione dell'Ulivo, il berlusconismo inizia con l'uccisione dell'Ulivo dall'interno dell'Ulivo, con gli inciuci, con la bicamerale con Bagno come alternativa a Prodi e con una serie di operazioni che a mio avviso rappresentano il male oscuro di questa sinistra, cioè mm. l'apertura su basi puramente moderate di una cieca lotta per il potere che ha reso impossibile un dibattito aperto, chiaro e preciso sia sulle cause del berlusconismo e sia sugli strumenti per poterlo superare. E già per la parola solo una cosa. Sono d'accordo con l'impostazione di lungo periodo, Cacciari ha posto un problema e dovremmo discuterlo, è un problema grandissimo, però io vi prego, prego tutti e anche i mass media, ritorniamo a parlare anche dei processi reali, dei soggetti sociali, dei blocchi di forze, perché le elezioni vengono descritte come se fossero delle disfide di Barletta tra dieci personaggi che... Si sfidano, non ci sono più i blocchi sociali, gli interessi. Mm. Eh, allora, e qui rispondo alla domanda: Berlusconi ha rappresentato un processo che, tra l'altro, è stato anche europeo e mondiale, però in modo del tutto originale e italiano. Un processo eh, diciamo di tipo neoliberista, di trasformazione dei costumi profondi, di spappolamento mm. della vecchia natura della società su un terreno. Che era del tutto ignoto alla sinistra. Ecco, eh, però vorrei ritornare e la, la interpello subito, professor Cacciari, perché intanto eh, Achille Ochetto dice che praticamente la sinistra in Italia eh, si è sempre affossata da sola eh, per le continue lotte interne, per i gruppi di potere che si combattevano l'un contro l'altro. Sì, e ma questo... anche per un'altra cosa, cioè quando io, perché non è soltanto lotta per il potere, in realtà dopo la svolta si era al bivio o si sceglieva una, te una, una, una via diciamo di alternativa istituzionale e politica che superava veramente i difetti della prima repubblica oppure quella dei vecchi partiti, si è scelta quella dei vecchi partiti e degli inciuci tra i vecchi partiti. Eh, professor Cacciari, vedo che non è d'accordo. No, non sono d'accordo, nel senso che sì, possiamo aspettare anche gli storici, ma, ma la, la storia è anche presto fatta ed è stata anche fatta. Cioè in questo paese caduto il sistema della prima repubblica occorreva aprire una stagione costituente, con coraggio. Sì, no, ma, ma e non Quella, si è aperta non, certo, no, certo, non solo ma e, si è contrastata ma perché, perché si è contrastata perché è contrastata, io con Segni siamo certo, gli autori certo, del 200. Certo, 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 bisognava fare bisognava, bisognava, bisognava comprendere meglio proprio come tu dici i blocchi sociali e così via, ne so qualcosa e cercando di far capire a queste forze di sinistra che cos'erano le realtà del nord e del nord est, la questione settentrionale, la piccola e media impresa i suoi problemi, che non erano tutti evasori fiscali e la necessità di un nuovo welfare, di non ripetere il vecchio welfare socialdemocratico che era andato a puttane alla fine degli anni 70, primi anni 80, lo dicevano anche i veri comunisti come Claudio Napoleoni che non si poteva ripetere quel modello lì perché quel modello lì innescava problemi fiscali, innescava una crisi fiscale dello Stato, eccetera, eccetera. E, 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 e c'è chi, chi l'ha ripetuto, l'ha detto milioni di volte, che il partito non organizzato in modo federale, non in modo centralistico, pseudodemocratico e così via, e quindi, questo è stato sono stati gruppi dirigenti interi Achille, a partire dal, dal modo in cui tu hai gestito la svolta, eh, sacrosanta svolta, ma il modo in cui poi l'hai gestito dal punto di vista culturale, politico, organizzativo. In avanti, cioè è mancata totalmente una forza progressista democratica nuova che non poteva essere una vecchia socialdemocrazia che non e tantomeno quello che, che, quello, che poi, eh, quello che poi ha procreato via via l'ex partito comunista, fino al tentativo disperato fatto dal sottoscritto di qualcuno di, di cercare di inventarsi una forza nuova in questo partito democratico che non è mai nato perché all'interno ti sei trovato le vecchie culture, le più Crepite espressioni delle vecchie culture bloccate a fare la guerra tra di loro, come tu dicevi. Ma questa storia è chiarissima. Cioè, non c'è bisogno di farla. Questa storia è chiarissima. A partire dalla bicamerale, come tu hai detto, poi fatto fuori, fatto fuori Prodi invece di tornare a votare con un presidente Ciampi che avrebbe affossato definitivamente Berlusconi, il governo D'Alema Cossiga, poi quel popò di ulivo inventato, postumo ormai, reinventato da Prodi che è fallito dopo, dopo, dopo due anni, e, e, eccetera, eccetera. Quindi è una storia chiara come il sole soltanto che questa storia autocriticamente non la fa nessuno e quindi fin tanto che non c'è una diagnosi sui disastri del centro-sinistra in Italia da 25 anni a questa parte non ci sarà nemmeno la terapia ecco, ma e chi la può fare così. questa diagnosi? Eh, ma, eh, ma, eh, se ma, discute... eh, chi la fa? i gruppi dirigenti la fanno fanno i gruppi dirigenti, lo fanno, lo fanno i gruppi dirigenti. Eh, eh, perché ormai, perché ormai eh, volenti o nolenti pa questi partiti come, come vita di base non esistono più questa è la storia, non esistono più e soprattutto dopo quest'ultimo governo è, è, si è spappolata definitivamente. Io mi auguro che Letta faccia bene, affronti seriamente quelle due o tre emergenze sociali drammatiche che ha il Paese sull'occupazione, sulla, sulla classe integrazione, due o tre cose drammatiche che se non le affronti davvero. A, a, andiamo incontro a problemi di ordine, di ordine pubblico perché questa è la situazione. Se non si affrontano rapidamente quelle due o tre cose sono problemi di ordine pubblico e poi staremo a vedere. Ma ormai que, su questi partiti, su eh, queste forze politiche, che cosa vuoi scommettere? Cosa si può scommettere, um, no, Chinocchetto? Certo. E, e vorrei ricordare che tra l'altro in uh, questi minuti il Presidente del Consiglio Enrico Letta è uh, a, a Bruxelles, da Parigi è andato a Bruxelles e Uh, sta incontrando il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, proprio perché, per cercare anche no, di convincere uh, la maggioranza degli europei, dei, dei capi di governo europei, uh, ad allentare questo patto di stabilità. Prego, Mochetto. No, io sostanzialmente. Penso che Cacciari ha detto le stesse cose che dicevo io. L'unica cosa che le dice lui, le dico io, ma non è stato e conta molto. Lui lo sa in politica: consapevolezza collettiva del partito e analisi collettiva. Quando verrà fatta questa analisi collettiva, è chiaro che la storia sarà fatta e diventerà carne, sangue, passione, eh, passione politica. L'unica cosa che mi sembra del tutto evidente è che quelle forze che noi lasciamo ancora oscure. Eh, che hanno fatto tutte quelle tappe incominciano a non fare gestire la svolta, questo deve essere molto chiaro. Ma andiamo avanti. Io un, una cosa vorrei, eh, che però nell'analisi autocritica, poi si può guardare eh, più avanti, fosse chiaro: l'emergenza. Si dice siamo stati in una situazione di necessità, l'emergenza è stata creata perché non c'è nessun altro paese del mondo dove un uomo che ha gestito la politica e l'economia italiana per 15 anni e responsabile dei disastri di questo paese si è trovato di fronte al regalo di poter fare una campagna di opposizione. Nessuno ha mai regalato questo all'avversario. Lei dice che questo è questo quello che ha fatto il PD con Berlusconi nell'ultima campagna è quello elettorale. quello che ha fa fatto col governo Monti, il quale il governo Monti ha permesso a Berlusconi di risalire e ha aiutato lo tsunami eh, del grillino successivamente tutti i ritardi con cui mm -hmm. si è gestita la crisi compresa la, fa la farsa dei, dei, dei saggi sono tutte dimostrazioni che non è stata così limpida, i massimi vertici di questo Stato eh, diciamo la condotta d'altro canto la cultura politica conta la cultura politica eh, diciamo di tipo Beh, insomma, vetero insomma il Presidente della Repubblica è un, uh, un compagno comunista no? eravate nello stesso partito sì, ma questo non vuol dire niente quando parliamo di politica. Adesso dovremmo parlare ormai in termini che vanno oltre. Io dico c'è una cultura politica vecchia eh, che ha permesso eh, questi errori. È una cultura politica che ritiene che ancora l'abc del bravo politico è quello di correre verso il centro, per esempio. I polotolici italiani. Mm. Non c'è nessun paese dove si corre verso il centro. In, in America non è così. Reagan ha aperto una fase diversa, la Thatcher mm. ha aperto, Berlusconi stesso. Non se ne è ampiamente infischiato del moderatismo, ma insomma, un partito che porta i suoi deputati a occupare le istituzioni importanti come il tribunale è, è quasi più grillino eh, dei grillini. Quindi, oggi il problema è che la sinistra prima di fare tutto il resto deve capire che, senza essere comunista, senza essere vetro settaria, deve trovare una sua radicalità culturale. Una sua visione e immagine della trasformazione del paese, deve tematizzare quello che è il dramma fondamentale, l'ingiustizia e la disuguaglianza. Eh, professor... Come ormai capiscono tutti i grandi Nobel dell'economia dagli Stati Uniti d'America. Professor Cacciari, io sento un grandissimo sospiro da parte sua, però è vero no. che nel resto del mondo si ma discute certo, per esempio che... moltissimo sulle, sulla diciamo ma, sulla ma certo, ma il di, di austerità così severe su... ma certo prego. ma il problema è che queste categorie non servono a nulla allora io sono, io sono radicalissimo e sono sempre stato radicalissimo Occorre una radicale con te, riforma so del radicale. welfare perché, quest, perché questo welfare Intente. non può funzionare non può più essere un welfare socialdemocratico classico e la nostalgia per questo ma. welfare è fallimentare occorre una riforma federalistica dello Stato e non è stato fatto nulla radicalismo significa individualizzazione qui 3 4 punti, nuovo governo, nuovo parlamento, nuovo assetto amministrativo, quei 2 3 punti, nome e cognome e su quello sei radicale, non su destra, sinistra, centro, che sono geografie parlamentari che non significano più nulla e di cui non gliene frega nulla a nessuno. Questo è il punto fondamentale e qui ha fallito il centro-sinistra in questo tipo di radicalismo sulle cose, sulle questioni, sulle concretezze, sui rapporti sociali nuovi, perché non c'è più la classe operaia che c'era quando io e a chi le eravamo giovani, ci sono altri soggetti sociali e, su, e con i quali questo, queste forze di sinistra o di centro-sinistra non hanno alcun rapporto dal po' in su, non hanno nessun rapporto perché gli operai votavano, votavano eh, PDL, Berlusconi adesso votano Grillo. E, no, e continuano a non votare centrosinistra nel Veneto, nel Nord-Est, a Varese, a Brescia e così via. È chiaro il concetto. Allora radicalismo significa questo, non destra-centrosinistra. No vabbè, Poi abbiamo il grosso verde. È altrettanto, è altrettanto chiaro che mai come in questo momento il Partito Democratico rischia di eh, spaccarsi e lei, Occhetto, okay, lo aveva in qualche magari, modo. Magari, magari. sarebbe ora che si spaccasse Adesso e che, le, e che venissero fuori. Le faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, poi dopo ci torniamo subito. Chi vuole elencare le correnti del Partito Democratico deve inspirare e poi leggere tutto d'un fiato. Bersaniani, Lettiani, Dalemiani, Bindiani, Cristiano-Sociali, Ecologisti democratici, Franceschiniani, Fassiniani, Area Democratica, Movimento Democratico e semplicemente democratici. Veltroniani, Fioroniani, Gentiloniani, Liberal, Insieme per il PD, Ulivisti, Cambia l'Italia, Teodem, Giovani Turchi e Renziani. Fine della citazione da Wikipedia, con l'avvertenza che l'elenco è incompleto e andrebbe aggiornato sulla base dei recenti sviluppi parlamentari. Chissà se, quando decise di cambiare il nome al Partito Comunista Italiano, di cui fu l'ultimo segretario, Achille Occhetto aveva messo nel conto che dal centralismo democratico si sarebbe passati a un così sovrabbondante pluralismo correntizio. Probabilmente qualcosa del genere aveva previsto, perché non diede mai il suo assenso né tantomeno aderì al Partito Democratico, preferendo restare nell'area di quella che per brevità possiamo chiamare sinistra. A Occhetto si imputa la prima sconfitta elettorale dei progressisti contro Berlusconi nel 1994. Soprattutto gli viene rinfacciato di aver allora definito il proprio schieramento una gioiosa macchina da guerra, frase che Occhetto, intervistato per strada, aveva in effetti pronunciato, ma con ironia, come un ossimoro di cui si sarebbe dovuto sorridere. Intervistato pochi giorni fa dal giornale online Il Sussidiario, Occhetto ha fatto un paragone tra la sconfitta del 94 e la mancata vittoria di Bersani quasi vent'anni dopo. In entrambi i casi, ha detto, "Non siamo stati capaci di misurarci con fenomeni nuovi. Il Berlusconismo allora, il movimento di Grillo oggi". La cosa buona, secondo Occhetto, è che nel frattempo non è scomparsa la volontà di cambiamento della gente e soprattutto dei giovani. Ora si tratterebbe di darle finalmente rappresentanza, superando quella fusione mal riuscita che si chiama PD. Per questo ha ancora voglia di spendersi Occhetto, uno che con qualche lustro di ritardo D'Alema ha definito il Gorbaciov italiano. Uh, ok, te lo devo chiedere subito se le fa piacere questo riconoscimento, diciamo, postumo, tra virgolette, di Massimo D'Alema. Beh, basta che si dica chiaramente chi è stato poi lo Yeltsin e il Putin. No. Comunque mi piace, sì. Io sono stato un grande amico di Gorbaciov. E chi, chi, chi sono stati Yeltsin e Putin? Giuro che non faccio nomi. <ride> Beh, allora, non voglio però... essere citato in giudizio. Ah, 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 Massimo Cacciari ride, magari lei lo sa, professor Cacciari. Ma non, non credo ai, alle, alle a dietrologie e ai complotti. E, Occhetto certamente non, non, non poteva prevedere la... la, la l'irresistibile ascesa del berlusconismo tra il 93 e poi le elezioni del 94 non è quello secondo me l'errore che se si può chiamare tale ma immediatamente Senta... dopo il congresso di fondazione del, del, del nuovo partito, una, una svolta sulle questioni che prima ricordavo, che mancò totalmente. Sì. Che... Senta, Cacciari, ma perché lei prima ha detto magari il Partito Democratico si sparcasse? Perché così, perché così arriva il 15%, perché se l'immagine che dà è quella di, un, di quella, di quella di quel quacervo di posizioni in conflitto tra di loro... Eh, di quello stato di, di turbolenza permanente incomprensibile all'opinione pubblica, all'elettorato, alla stessa base, rischia davvero la catastrofe definitiva e, con il Partito democratico, allora anche la rivittoria definitiva del berlusconismo, che sarebbe una specie di, veramente di miracolo. Mentre se le due, le due tre anime fondamentali si, si presentano chiaramente e con un minimo di coerenza quella di tradizione socialdemocratica, quella, quella un po' movimentistica, un po' grillina, un po' popolare, diciamo così Renzi. E, e si presentano con un minimo di coerenza e con un minimo di struttura insieme poi possono costituire anche una qualche aggregato di governo, molto semplice il mio ragionamento, se continuano così e se domani fanno un congresso per cui emerge Renzi oppure l'opposto di Renzi eh, in modo eh del cioè, tutto no, in corso dibattito, no? Mettiamo, ma, 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 un, sì, regente, un dibattito ma come fanno a comporsi? Mese. ma come fanno a comporsi? si tratta di antropologie diverse e la, la sintesi non, non è riuscita, l'esperimento è fallito, è inutile, l'accanimento terapeutico, l'esperimento la, è fallito, io ci credevo. Ci ho spero dieci anni di vita a cercare di, di capire se poteva essere, come poteva essere, eccetera. È fallito, non c'è una cultura politica sufficiente, non ci sono uomini all'altezza per portare avanti l'operazione. Chiuso! È inutile Scusi, cercare di uh, mettere insieme capre e cavolo. professor Cacciari, mi voglio, voglio chiedere a Chile Occhetto e anche a lei: ma nel futuro della sinistra italiana, quindi ci saranno più uh, Renzi, più Barca, più Grillo? Occhetto? Ma non si può sapere una cosa di questo genere. Il problema è che se andiamo avanti in questo modo, cioè non si dà nessuna risposta ai problemi fondamentali del paese nello stesso tempo. Non c'è una forza al centro-sinistra che è capace di egemonizzare i processi, Grillo aumenterà e viceversa no e quindi allo stato attuale dobbiamo ancora vedere come si conducono. I giochi, cioè se si continua con gli errori che si sono fatti in quest'ultimo anno non si capisce da cosa sono stati, che cosa hanno significato, si continua ad avere un dialogo sorto con la società e con la voglia di cambiamento, non chiamiamolo sinistra, non me ne importa, chiamiamolo blu blu e rossi, no rossi no se no sembra comunisti, blu e rossi. È chiaro che però ci sono delle alternative culturali e politiche, politiche di interessi c'è una parte del Paese che si richiama sostanzialmente a quelle che sono le idealità di giustizia eccetera della sinistra che deve essere rappresentata dobbiamo mm. rappresentarla. Quindi io prima di parlare ma lo faccio anche per educazione perché diciamo il mio amico Cacciari può farlo, è dentro il PD e se è buono eh non dire è più PD. dentro il PD. No, ma dopo. voglio dire, è dentro quella storia, può anche decretarne la fine. Io non ci sono entrato e non mi permetto assolutamente eh, di farlo. Io auspico che ci sia veramente per la prima volta una grande costituente delle idee e poi si separa chi si deve separare, si unisce chi si deve unire. Io non parto dall'idea che bisogna separarsi, parto dall'idea che bisogna unirsi in modo sincero aperto perché non inventiamo ecco cacciare è una grande fantasia eh, lasciamo perdere per un attimo queste primarie sui nomi facciamo delle griglie culturali sulle quali battiamo anche i grillini e facciamo delle primarie vere nel paese sui grandi capesalli sui fondamenti mm. ecco. e, e, e creiamo un grande movimento di massa in e di partecipazione. Cacciari, era, cosa ne pensi? Quello... Poi però devo chiedere a entrambi, perché poi bisogna pur trovare un leader che sia in grado di battere Berlusconi. Renzi, per esempio, lo potrebbe essere? Era, era quello che quello che dice Occhetto era quello che era il metodo con cui avrebbe dovuto nascere il Partito Democratico, quello che tutte le persone dotate di buonsenso dicevano si costituisce questo partito e si deve costituire così, con un grande dibattito sui diversi temi, rideclinandoli all'altezza di questo nuovo millennio. Eccetera, eccetera. Si, diceva, si diceva così ed è stato, è, è stato fatto l'opposto e allora qui siamo in presenza di una tale carenza di ceto politico, di, di culture, di strategie, di visioni eccetera eccetera che dubito si possa fare e il mio discorso è semplicemente di salvare il salvabile perché ripeto continuando così questo governo durerà quanto? Durerà un anno? Durerà un anno e mezzo? Si torna a votare senza aver affrontato queste questioni con un partito democratico nella situazione attuale che il congresso dubito migliorerà granché? Ma le primarie vista... in realtà servono o no? Ma servono se sono fatte, come diceva prima Ocheto, servono, servono se sono delle primarie in cui non si presenta Renzi perché è giovane contro quell'altro perché è del, del partito, dello zoccolo duro tosco emiliano e, e vediamo chi vince. Servono se, 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 sono di, se, se avvengono sulla base appunto di programmi che abbiano questa, 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 questa visione culturale, strategica, storica no? e, e, e non programmi a chiacchiere, siamo per la solidarietà, siamo per la giustizia, ma la riforma. Del il Parlamento, la riforma del governo, il nuovo welfare, eccetera, eccetera, come facciamo le pensioni, come facciamo il servizio sanitario, ma con nomi e, e cognomi, con cifre, con numeri, dando i numeri, dando i numeri. Sì, ma, ma, professor Cacciari, ma in un momento di emergenza e di crisi economica, di recessione economica così grave come quello di adesso, chi è che ha il coraggio delle forze politiche di fare un dibattito serio, per esempio, su una riforma? Della, questo richiederebbe... Eh, 30 ore di, di 8 e mezzo, ma il coraggio di dire che il sistema di welfare va riformato e magari eh, che bisogna tagliare la dove... E, e se non lo discuteremo andrà, andrà in malora, per forza, perché non è più sostenibile nel, nel, nella situazione attuale, nelle condizioni attuali. E allora se vogliamo sì, ma salvare Ma dall'altra parte che... avremo sempre Berlusconi che dice. E vincerà Berlusconi, ma certo che vincerà Berlusconi. Eh certo, vincerà la demagogia, vincerà la demagogia, vincerà il populismo, per forza. Berlusconi ha già il potere di staccare la spina quando vuole lui. Perché ha posto la bomba a Rogeria, quella dell'IMU. Per cui si dà ragione a lui, ha vinto e prende un sacco... De... Gli si dà torto, la gente è incavolata, vota per lui. Lui ha già messo la bomba sotto questo governo. Adesso bisogna vedere se si ha l'invenzione di superare questa bomba che sta lì, con altre cose, con un'altra capacità progettuale. Allora solo così lo puoi battere, se no ci metti il piede sopra e salta in aria. Temo che eh, abbia ragione. Eh, che, che ha detto Cacciari? Temo che Achille abbia ragione. Ma quale potrebbe essere un argomento altrettanto forte eh vabbè, per un centro-sinistra? Perché, voglio dire, il tema delle tasse, abbassare le tasse. Eliminiamo te... e, elimini, e, e riformiamo radicalmente la Fornero. togliamo ogni, una lira di tasse, togliamo le tasse a ogni nuovo occupato. Nuova occupazione, se io occupo qualcuno su quella nuova occupazione non pago tasse. Ecco, che è quello e, che cioè, ha messo cose di anche Ricoletta nel suo ambizioso e programma. E no l'Imu, di no l'Imu, perché si sono andati a infognare sull'Imu? Sono cinque anni che vado a, che vado a predicare che la smettano con questa storia dell'Imu. Perché l'Imu, vuole, vuole che le dica cosa succede? Taglieranno l'Imu, ammesso che la taglino, e i comuni dovranno, dovranno aggiungere, aggiungere, aggiungere al massimo di addizionali IRPEF, se no crepano i comuni. E tutti lo sanno benissimo perché inseguono Berlusconi su questo terreno assolutamente demagogico. Chiarissimo, chiarissimo. A chi lo noi aspettiamo il suo nuovo libro, dove scopriremo chi sono stati eh, gli Helsinki e i Putin italiani, tra le altre cose. Grazie, Massimo eh, Cacciari, eh, grazie spettatrici e spettatori. E noi eh, ci vediamo come sempre alle otto e mezzo domani. Arrivederci.